Benvenuti cari MTIers, si torna finalmente a parlare di Giappone, questa volta nello specifico della Kuchisake Onna, uno yokai anche abbastanza noto dalle nostre parti, e lo faremo con un ospite che già dovreste conoscere. Ma adesso partiamo! E come vi avevo detto, ecco l'ospite che già conoscete, Antonio Moscatello. E che cosa ci devi parlare oggi di questo yokai moderno, quindi della Kuchisake Onna, giusto? Buonasera a tutti. La Kuchisake Onna, sì, questo yokai moderno, io direi contemporaneo, è un yokai dei nostri giorni, uno yokai smart, figo, che insomma ha il suo fascino. Non è un mostriciattolo con la testa concava, con le orecchie da con la pancia da tanucchi, eccetera, ma in realtà, insomma, lo posso dire, spero non si offenda nessuno e non mi si prenda per un esponente, diciamo, un sostenitore della mascolinità tossica. Ebbene, la Kuchisake Onna è buona. È buona. Ma dopo faremo vedere anche qualche foto. Quindi, questa qui è la seconda puntata sugli yokai. La prima l'abbiamo fatta quasi due mesetti fa. Adesso andiamo avanti con questa Kuchisake Onna. Faccio vedere una foto, che è quella che anche tu dovresti vedere in questo momento. Che cos'è questa foto? Cioè, ma è recente, visto che si è detto che è una cosa recente? Perché sembra del periodo precedente, anche a quello Edo, non so, io butto lì, eh. A guardare l'immagine sembrerebbe Edo, però io non ho contezza di diciamo, dell'esistenza della Kuchisake Onna prima del periodo, la devo guardare meglio, francamente. Non so neanche se questa è una Kuchisake Onna in realtà. Allora, guarda, io l'ho trovata sulla Wikipedia di tutte e tre le lingue, cioè italiano, inglese e giapponese. Quindi, potrebbe benissimo essere una ricostruzione a posteriori, perché sulla Kuchisake Onna, dopo i primi avvistamenti, si sono create delle storie, delle leggende. In realtà, allora, partiamo dall'inizio. Partiamo all'inizio, perché sennò non si capisce cosa stiamo parlando precisamente. Allora, immaginatevi questa scena, 1978, se non ricordo male. Insomma, io in quell'anno avevo 8 anni, molti di voi probabilmente non erano neanche nati. Bambini, dei ragazzini di scuola media o superiore camminano per la strada, magari stanno andando a scuola, e incrociano una donna bellissima, un corpo bellissimo, una veramente buona, ecco, scusate, ma bisogna. E quindi stanno lì ingalluzziti, diciamo, il problema del catcalling non era ancora considerato un problema all'epoca, neanche in Giappone. No, ma stanno lì che guardano questo oggetto del desiderio. Lei si ferma e ha una mascherina. Noi oggi siamo abituati tutti ad avere le mascherine sulla faccia, una mascherina di quelle chirurgiche per il raffreddore, insomma, del tutto normale. Allora, la donna rivolge la parola a questi ragazzini e al primo ragazzino chiede: sono bella? Se lui dice di no, lui risponde di no, ecco, senza sì, sì, sì. Lui risponde di no, lei prende una forbice e a colpi di forbice lo ammazza, lo fa a pezzi. Bello proprio! Poi all'atterrito amichetto, altro amichetto che sta lì paralizzato, dice: allora sono bella. E il ragazzino ovviamente ha capito l'antifona e dice: sì, sei bella. A quel punto lei abbassa la mascherina. La prova del 9. E mostra questo volto sfregiato, con uno sfregio che le apre, gli allunga praticamente la bocca da un orecchio all'altro orecchio. Sì, sì. E domanda al ragazzino: e anche così sono bella? A quel punto il ragazzino ha due scelte. Può dire no e fa la fine dell'amichetto. Sì. Può dire sì, a quel punto la Kuchisake gli fa lo stesso sfregio, ma non per cattiveria, ma perché, essendo bella, fa in modo che egli assuma la stessa bellezza.
Guarda, io ho sentito anche che oltre a questa possibilità, cioè c'è sempre che lo sfregi, ma lo sfregia perché si sente offesa. Dice: non è vero che io sono bella con questo sfregio qui, quindi te lo faccio anche a te. Vabbè, diciamo che la fantasia, questo sulla cui ci sa che on, quello sulla cui ci sa che Anna, ne ha create tante, diciamo. La versione base è questa qui. Sì, io guarda, faccio vedere anche adesso una... Questa direi che proprio non è originale, come no, disegno. No, certamente non lo è, certamente non lo è. Allora, quindi... cos'è la cui ci sa che on? Dicevo, nel 1978... Sì. Comincia ad essere avvistata questa donna bellissima con la bocca sfregiata. Mm-hmm. Gli avvistamenti solitamente da parte di studenti nelle vicinanze delle scuole, studenti maschi nelle vicinanze delle scuole, si moltiplicano, diventano una vera e propria epidemia. Cioè la cui ci sa che onna viene vista in tantissime città giapponesi. Addirittura ci sono scuole che vengono sgomberate. Il fenomeno va in televisione, soprattutto dopo che va in televisione diventa veramente... Sì, ancora più virale dopo. Diventa virale. La polizia, diciamo, è costretta ad andare alla ricerca di questa cui ci sa che onna. Ci sono casi in cui le cui ci sa che onna vengono viste a coppie. Ci sono casi in cui le cui ci sa che onna, oltre ad avere questa caratteristica di fare a pezzettini, diciamo, i non ammiratori e sfregiare gli ammiratori, hanno anche l'abitudine di correre alla velocità della luce per acchiapparli se questi scappano. Benissimo. Tanto che una delle leggende sulla loro, una delle ricostruzioni della loro vita, vorrebbero la cui ci sa che onna come una campionessa olimpionica sfregiata da una rivale. Non so se ricordate il caso della pattinatrice americana Aitonia. Ah, sì, ha fatto il film. Aitonia, no, sì. Diciamo una storia, una specie di Tony Harding ante litteram, cioè la vittima, però in questo caso, che viene sfregiata dalla rivale. Ci sono, diciamo, tantissime. L'alta leggenda vorrebbe che lei era la compagna, la moglie di un samurai, e questo può giustificare con ricostruzioni che la collocano in epoca Edo, la compagna di un samurai che aveva avuto che aveva tradito il compagno e quindi questo l'aveva sfregiato. Insomma, la fantasia sulla cui ci sa che onna si è, come dire, moltiplicata, si è creato delle storie fantasmagoriche, quindi è uno yokai moderno, quindi come tutti gli yokai moderni è un tipo di trasmissione, la sua storia è un tipo di trasmissione di natura orale soprattutto, amplificata però chiaramente dai mezzi di comunicazione di massa che esistevano già negli anni 70. Sì, infatti volevo appunto dire che se si è propagata così tanto già a fine anni 70, primi anni 80, quando in realtà non c'erano ancora gli SMS, non c'era internet, non c'era tutto, bisogna dire che insomma il passaparola tra i giovani c'era. Ma c'era la televisione, ma c'era i giornali locali. Sì. E il fenomeno delle leggende metropolitane, perché poi è più o meno questa, è un fenomeno che non è che è nato con la comunicazione mobile, no? il telefonino, internet e quant'altro. La leggenda metropolitana si stratifica su altre leggende, su altre storie, e passa di bocca in bocca. È una comunicazione orale, è una rete ante litteram. Ci sarebbe da studiare veramente il fenomeno, ecco, della e come sempre la leggenda metropolitana non è un fenomeno a sé, cioè noi tutti, tutti gli uomini, a tutte le persone piacciono le storie. È un fenomeno socioculturale alla fine. È un fenomeno socioculturale ed è un fenomeno che rappresenta qualche cosa. Ci arriviamo però a questo. Cosa rappresenta la cui ci sa che onna? E secondo me è una questione molto molto interessante e direi anche molto attuale, visto il momento storico che stiamo vivendo oggi. Non so se vogliamo andare prima sulla parte, diciamo, più leggera, cioè
qual è stato il successo della Kuchisake Onna nel, per esempio nel cinema, nel manga, nella... partiamo da questo e poi cerco di svelare. Allora, io intanto guarda, faccio già vedere un qualche cosa di un po' più tranquillo, lo vedete già in piccolo, adesso ve lo ingrandisco. Questa qui è un cosplay di una decina d'anni fa, di un, trovate tutti gli indirizzi sopra per questa ragazza ad andarla a vedere, e ovviamente questa qui è diventata, cioè se uno si fa il cosplay della Kuchisake Onna, insomma è diventato, non dico di moda, ma quasi. In realtà poi ha sfondato a metà anni 90 diventando un film giapponese, ovviamente. Questo è quello del 96, giusto se non mi sbaglio. Poi c'è stata un'altra versione che questa qui... Ah, guarda, è carino. Era carino il sottotitolo, dice. Anatava Kanojo Voite Maska. Tu te la ricordi lei? Ah, ok, ho capito, sì. Beh, da un po' l'idea, voi cari che negli anni 80 ve la stavate facendo sotto perché vedevate la Kuchisake Onna dappertutto, ve la ricordate? Io ve la faccio ricordare. Ah, ho capito, in quel senso lì, ok. L'idea. E questo invece è del 2007, quindi già fatto leggermente meglio forse dal punto di, non lo so, io penso di averli visti anni fa. E questa sarebbe la traduzione Kuchisake Onna Ritanzu. Ah, quindi ritorno. Sì. Okay. La Kuchisake Onna ritorna, sì, è tornata. Sì. Cioè, c'è questa, comunque questa collocazione temporale che faccio notare, è molto interessante il manifesto di questo film, perché ritrae la Kuchisake Onna nel gesto di togliersi la mascherina. Questo gesto è la chiave simbolica di quello che rappresenta la Kuchisake Onna. Un pochino, diciamo, gli studiosi di folklore, gli antropologi, si sono chiesti il lavoro, diciamo, sulle leggende metropolitane, sul, è un lavoro comunque di disvelamento di cosa c'è al fondo di queste credenze. D'altronde è la stessa cosa che si fa col mito nella storia. Ora, cosa c'è al fondo della Kuchisake Onna? E qui bisogna un pochino collocarla storicamente, la Kuchisake Onna. E in questo senso la mascherina ha un suo significato importante, il togliere la mascherina ha un significato simbolico molto forte. La mascherina che cos'è? Lo vediamo oggi, lo stiamo vivendo oggi. La mascherina chirurgica è un dispositivo medico. Sì. È un qualcosa che ci serve per proteggerci da una contaminazione. Ora, come saprete, lo Shinto, che è la religione, che è, diciamo, il modo in cui noi oggi chiamiamo un corpus eterogeneo di credenze religiose giapponesi, lo Shinto ha alla sua base il tema della purezza. Ok. Della purezza dalla contaminazione. La contaminazione ha un nome specifico, che è Kegare. Il Kegare è come un'interruzione del flusso energetico del cosiddetto Musubi, che altrove è chiamato anche Qi, in Cina è chiamato anche Qi, che è un concetto taoista, volendo. Sì, sì, sì. Il Musubi è, diciamo, quel tessuto etico, energetico, che riunisce tutti gli uomini. Il Kegare è come se fosse un qualche cosa che va a interrompere questo fluire ordinato del Musubi. È come una lacerazione, ecco, nella tela che unisce tutti, che unisce il creato. Non dimenticate mai che lo Shinto, la credenza, diciamo, religiosa originaria giapponese, è una forma di panteismo. Tutto è divino, anche noi siamo divini, anche noi siamo kami. Il kami è anche dentro di noi, secondo lo shintoismo. È in una pietra, è in questa tazza di tè, è ovunque il kami. Il kegare è qualcosa che va a sporcare, diciamo, a rendere meno luminoso il lato divino, ecco, del tutto. Ora, quindi tutto ciò che è contaminazione è sporco. Tutto ciò che è sporco
contamina. La purezza quindi si raggiunge anche attraverso uno, la pulizia del corpo. Questo è il motivo per cui molte cerimonie shintoiste sono basate sull'acqua. Quando si entra in un santuario shinto ci si pulisce la bocca, e le mani, il volto. C'è sempre quella fontanella. Sì, c'è sempre cosa da versarsi. Molte cerimonie shinto sono basate sull'immersione nell'acqua. Non so se avete presente il tizio che si mette sotto la cascata in tanti film. Ah, sì, sì, anche negli anime giapponesi che sta lì, esatto, in meditazione. Sì. Quella roba lì ha una sua, diciamo, la sua base in questa teoria della purezza, della pulizia dalla contaminazione. Anche quando il prete shintoista prende quell'aggeggio con tanti fili di carta bianchi e comincia a fare così in giro, in realtà sta simulando l'aspersione con l'acqua. L'altro strumento per proteggersi dalla contaminazione è la prevenzione, quella che noi chiamiamo oggi prevenzione, ed è quella che stiamo facendo noi oggi, cioè per esempio mettersi una mascherina in faccia. Ho capito. Bene. Allora, cosa succede negli anni 70? Negli anni 70 in Giappone ha raggiunto ormai la massima potenza il motore industriale giapponese, che è quello là che porterà negli anni 80 il Giappone a essere la potenza economica che sfida gli Stati Uniti. Questa, diciamo, accelerazione industriale ha un costo in vite umane e in ambiente. Ed è in quegli anni. Parli sempre dei suicidi, quelle cose lì? No, sto parlando di disastri ecologico-industriali. In particolare il disastro di Minamata, che è un disastro che dura 30-40 anni, no? La cosiddetta malattia di Minamata, che è una contaminazione provocata da un'industria chimica con problemi molto molto gravi. Se andate a cercare malattia di Minamata su Wikipedia vi si aprirà un mondo. E, diciamo, a Minamata, questo luogo dove c'è stato questo disastro, diciamo, migliaia di persone sono rimaste contaminate perché un'azienda chimica ha sversato della roba, sversava materiali chimici tossici, lo ha fatto per decenni, e quindi ci sono ancora oggi persone viventi con gravissime disabilità. Non so, e perché mi ricorda qualche cosa dell'Italia, tipo Seveso, così Seveso, però ti ricorderà sicuramente Seveso. È la Seveso giapponese, se vogliamo dirla così. E la seconda è un altro caso abbastanza simile, che provocò una malattia che veniva che era conosciuta come Itaitaibyō. Itaitai vuol dire Itaitai, mi fa male, cioè una malattia da intossicazione chimica con gravissime problematiche che provocavano dolore proprio fisico. Questi casi, ma sono solo due esempi, ebbero un fortissimo impatto mediatico, perché in quel momento, negli anni 70, diventò percezione concreta dei cittadini giapponesi che il costo dello sviluppo economico era la distruzione del loro ambiente, e dell'ambiente naturale, culturale e quindi del loro stesso fisico. Okay. Ecco, allora, che cos'è la Kuchisake Onna? La Kuchisake Onna è quella donna che, togliendosi quella mascherina, mostra il vero volto. E il vero volto non è la bellezza che si vede nel tatemae, ma è l'orrore dello honne. Che cos'è quella donna? Quella donna è il Giappone. E quella donna è l'esperienza di vita che i giapponesi in quel momento stavano facendo. Un'esperienza di vita che stava creando un modello luccicante all'esterno, ma che nascondeva dietro una mascherina chirurgica, che era quella che proteggeva, diciamo, la purezza simbolica, ma del tutto esteriore, nascondeva però il vero volto, che era il vero volto della distruzione economica, della distruzione sociale delle famiglie, della... Quindi è questo, è, come posso dire, l'emersione
nella parte conscia della, diciamo, nella parte visibile, eccolo, della coscienza collettiva dei giapponesi, di un disagio profondo, che era il disagio profondo dell'industrializzazione, dello sviluppo, e di uno sviluppo che stava costando molto caro. Quindi la Kuchisake Onna alla fine è un transfert che fanno i giapponesi nei loro problemi, che quindi di approccio comunque all'industrializzazione, ai problemi che vengono fatti a livello naturale, via dicendo. Un po' come Pon Poco alla fine mi è venuto in mente. Sì, non c'è dubbio, ma è sempre così. Mm-hmm. È sempre così, cioè gli yokai sono personificazioni, però di processi sono, diciamo, il prodotto di processi simbolici importanti che lavorano nella esperienza collettiva di un po' dei giapponesi. In questo caso parliamo degli yokai, vale per le nostre leggende, diciamo leggende, e poi leggende metropolitane, cioè c'è sempre un lavorio di sottofondo, che è un lavorio simbolico. Quindi da Kuchisake Onna emerge negli anni 70, fine anni 70, perché è la trasposizione visibile di un disagio profondo che si sta vivendo. E perché attacca i giovani, i ragazzini? Attacca i ragazzini perché rappresentano il perché futuro del Giappone. È tanto rappresentato, cioè, diciamo, quel tipo di sviluppo, quel tipo di mondo che si stava creando era una minaccia a quei ragazzini. Quindi questo è il vero significato della Kuchisake Onna. Non è, ed è interessante che questa, diciamo, yokai poi si riverberi negli anni seguenti, no? Nei decenni. Sì. I film, però poi gli avvistamenti scompaiono, finiscano, perché poi cambiato, diciamo, il contesto, è migliorato anche l'ambiente, le norme anche hanno reso più difficili, più difficile che ci fossero disastri di quel genere. Dopodiché, sapete, con Fukushima il mondo simbolico, in questo momento non abbiamo ancora gli yokai, ma per esempio se leggete un libro molto bello che è The Ghosts of Tsunami, oddio non mi ricordo l'autore, comunque se lo cercate su internet trovate anche il nome dell'autore, è un giornalista americano, racconta proprio il fatto che nelle aree colpite dallo tsunami si sono moltiplicati i fenomeni di avvistamenti di fantasmi e di possessioni di fantasmi, che sono tipici, ecco, anche della cultura giapponese, della cultura buddista. È di sicuro è interessante. Guarda, io adesso faccio, visto che ormai abbiamo già parlato una ventina di minuti più o meno, volevo far vedere altre cose che riguardavano la Kuchisake, e cioè come è entrata, come è arrivata anche da noi, perché comunque, a parte alcune citazioni in alcuni film che possono essere di Hollywood e via dicendo, è arrivata anche coi videogiochi. E questa qui è Milina di Mortal Kombat. La faccio vedere giusto in due o tre immagini, perché questa qui è un personaggio totalmente fantastico che sotto la mascherina ha appunto la faccia sfregiata come la Kuchisake Onna. Quindi è esattamente preso da lì. Chiaramente è un videogioco giapponese, quindi vanno ad attingere dalle loro leggende. Chiaramente il disegnatore, diciamo, il programmatore, in questo caso, deve essere uno di quella generazione che negli anni 70 erano ragazzini. Tra l'altro è arrivata questa qui, Mortal Kombat 2, quindi siamo all'inizio degli anni 90 proprio. Quindi, cioè, nel senso, era in auge proprio in quel momento. Immaginate questo ragazzino che da piccolo guardava le trasmissioni che facevano nel tardo pomeriggio, no? Dopo aver fatto i compiti, questo si guardava la televisione dove facevano questi programmi sempre di fantasmi, di cose un po' così, e in cui facevano lo speciale sulla Kuchisake Onna, come può essere rimasto nella testa. Quindi nel momento in cui si è ritrovato a creare questo un personaggio, Zack ci ha messo la Kuchisake Onna, poi l'ha chiamata Milina, però è lei. Sì.
Beh, io allora cosa direi? Che abbiamo già parlato, direi tanto su questo argomento e a questo punto, secondo me, dobbiamo dare appuntamento già la prossima volta che parleremo di un altro yokai. Tu so che ami sempre il Nekomata, quindi prima o poi faremo anche quella. Facciamolo sto Nekomata, a me piace tantissimo, cioè, ma sta cosa del che mi piace quest'idea, basta con questi gatti fuffosi, carini, simpatici, padroni. No, no, il Nekomata, c'è cioè il gatto carogna. Dobbiamo Ecco. parlare di gatto veramente carogna, quello che il padrone, c'è cioè la padroncina tutta che gli compra il croccantino, eccetera, e quello risponde magnandosi la padrona. Quello, di quello voglio parlare. Va bene, allora parleremo di questo al prossimo episodio. Grazie Antonio, veramente perché è stato un argomento interessante che di sicuro amplierà la conoscenza su questo yokai che molti noi abbiamo sentito dire, però non sapevamo molto neanche da internet stesso, perché comunque essendo una cosa giapponese da noi non è che fosse così ampiamente La cosa discussa. che mi diverte molto di questo yokai è, mi diverte, cioè che è stato veramente interessante, è come chiara la sua metafora, perché Ah, ok. non è perché è più chiara degli anime, semplicemente perché ci è più vicina, è uno yokai assolutamente attuale, anche per questo semplice fatto della mascherina, è assolutamente attuale questo yokai. Quindi mi ha fatto molto piacere parlarne. Vabbè, grazie di nuovo Antonio, e mettete like, seguite, iscrivetevi al canale, fate tutto per rimanere aggiornati su prossimi video e al prossima. Ciao! Ciao!